Questo è un tema immenso sul quale si potrebbe parlare per delle ore, e anche su un solo punto, che è quello del progetto della nuova via della seta, ci sarebbe, magari fare un seminario apposta per questo. Quindi, visto che io parlerò molto di meno, sarà incompleto, mancheranno molte cose, vabbè. Quello che, se pensate che possa essere, che questo tema sia interessante, quello che posso fare è di scrivere, metterlo poi per scritto e mandarlo a chi. Quindi anche in modo più ordinato, indicando delle fonti e così via. Allora, dico subito che io non vi dirò quale sarà il destino futuro della Cina, per il semplice motivo che non lo so, come credo non lo sappia nessuno. Quello che mi sento invece di poter dire è che sarà, non so perché, dipende in gran parte dalla politica che faranno gli Stati Uniti d'America, dipende da questo. Quello che invece mi sento di poter dire è che sarà proprio anche per questo motivo, sarà un destino comune anche a noi. Allora, è un tema immenso che in definitiva potrebbe essere invece riassunto in un modo estremamente breve così, cioè c'è una potenza emergente che cerca di affermarsi e la potenza che invece è già affermata che cerca di impedirglielo. È una situazione che ha precedenti nella storia, se vogliamo uno vicino a noi è nella prima guerra mondiale che tra tante altre cose aveva l'Inghilterra che voleva impedire alla Germania di prendergli il posto di dominatrice dei mari. Molte volte queste situazioni si sono risolte in una guerra, questa volta non lo sappiamo, speriamo di no. Allora, la potenza emergente qui appunto è la Cina. La Cina è diventata una potenza economica, è la seconda potenza economica del mondo, per alcuni settori pare che sia addirittura la prima, e punta a diventare una potenza complessiva, anche politica in tutti i sensi. E in un certo senso punta a riprendere quello che è stato il posto della Cina nel mondo per secoli, per un paio di millenni, cioè la Cina centro del mondo. Può farcela, diciamo, per il gioco delle leggi economiche, diciamo, per le capacità intellettuali, l'abilità politica, sì, certo che può farcela. Ecco. Poi, perché anche, ecco, per secoli, cioè noi probabilmente abbiamo una visione un po' distorta della Cina, perché la Cina è diventata conosciuta qui soprattutto nell'Ottocento, ma la Cina per secoli è stata avanti all'Occidente, anche per tecnologia, non so, la bussola, la carta e così via, ma compresa la produzione dell'acciaio 1000 anni prima dell'Europa, tanto per dire alcune. Vabbè, comunque... Ecco, e gli Stati Uniti cercheranno, cioè la Cina punta a diventare questa potenza e gli Stati Uniti stanno già cercando e cercheranno ancora di impedirglielo in tutti i modi. Per ora sono modi politici, economici, politici e diplomatici, dopodiché non lo sappiamo, altro punto interrogativo. Questa rivalità però non è cominciata adesso con Trump. Trump ha inasprito molto i toni e ha cominciato a prendere alcune misure come che danno vita a questa guerra dei dazi, però già in passato, anche non so, ben, diciamo negli ultimi 20 anni, ci sono prese di posizione, dichiarazioni di esponenti politici di primo piano, esponenti militari del Pentagono che indicano la Cina come rivale, pericolo o nemico strategico degli Stati Uniti e quindi con la necessità di prendere misure. Allora, fino a un certo punto sono state appunto le misure economiche e politiche. Per esempio con Obama c'era questa politica che era chiamata Pivot to Asia, che puntava a isolare economicamente la Cina, e che invece è stata abbandonata da Trump e che è sostituita da una, per adesso ancora abbastanza indeterminata, Indo-Pacific Strategy, strategia Indo-Pacifico,
che invece è già un'alleanza che ha più caratteri militari. Un'altra delle misure che sono state prese, una delle prime misure è stato un aumento senza precedenti delle spese militari, che sono arrivate ufficialmente a 700 miliardi di dollari, probabilmente anche di più, e così è il 35% della spesa mondiale. E la Cina ha anche aumentato le sue spese militari, però la Cina è enormemente indietro, in particolare per l'armamento nucleare. Tanto per fare un esempio, per una cosa che può dare un'idea, gli Stati Uniti, tra tante altre cose di armi, dispongono di 13 squadre di portaerei nucleari, che vuol dire la portaerei poi con tutto quello che ci sta intorno, di altre navi, sottomarini, missili, eccetera. Ognuna di queste squadre ha la capacità di distruggere più di una volta la vita su questo pianeta. Questo per dare un'idea. Ora, la Cina possiede ben una portaerei già utilizzabile, che ha preso dalla Russia e ammodernato, e un'altra in costruzione che è quasi finita ma non ancora operativa. Ma in particolare la Cina possiede un numero molto limitato di armi nucleari, e una delle conseguenze della politica degli Stati Uniti, in particolare l'incontro di Trump con Putin in questi giorni, è stato un articolo che c'è sul Global Times, che dice che la Cina deve prendere esempio dalla Russia, perché Trump è uno che rispetta la forza. La Russia è debole economicamente, ma è molto forte militarmente. La Cina ha un piccolo numero di armi nucleari e quindi deve aumentare le proprie armi nucleari per avere il rispetto da parte degli Stati Uniti. Allora, per venire un po' più nei particolari, dunque la Cina è una grande potenza economica. Io me ne do pochi dati, magari poi nello scritto ne metto di più, ma così, tanto per dare un'idea, l'ultimo PIL della Cina del 2017 è di 23 trilioni di dollari, ma non so poi io sapere cosa sono i trilioni, l'Unione Europea e gli Stati Uniti 19, cioè quindi avrebbe già sorpassato quanto a PIL, e per le esportazioni 2,2 trilioni, l'Unione Europea 1,9, gli Stati Uniti 1,6. Nel 2017 ha prodotto 830 milioni di tonnellate di acciaio, metà della produzione mondiale, 30 milioni di automobili, che sono non so quanto, l'80% dei computer e dei condizionatori e il 90% dei telefonini, probabilmente tutti quelli che abbiamo qui sono tutti prodotti in Cina, e così via. Queste cifre sono da prendere un po' con le molle, però comunque l'ordine di grandezza è questo. Allora, la Cina indubbiamente ha avuto da Deng Xiaoping in poi uno sviluppo estremamente importante, però con dei grossi squilibri, che sono intanto una fortissima disuguaglianza sociale, la devastazione dell'ambiente e ultimamente un aumento, si può dire eccessivo, cioè di capacità produttiva, quindi sovraaccumulazione e sovracapacità. E sono problemi. Questo modello di sviluppo era basato soprattutto sull'esportazione di prodotti a bassa tecnologia, e questo modello di sviluppo è stato anche questo è stato colpito dalla crisi finanziaria del 2008, con una crisi di considerevoli proporzioni, con non so, migliaia di fabbriche chiuse, milioni di licenziati e così via. Quindi da parte del governo si è pensato a come affrontare questa situazione. Arrivare scusibili c'è il mantenimento di una forte povertà. Allora, nell'ultimo congresso del Partito Comunista si è deciso una serie di misure che sono prioritarie
la riduzione del debito, la lotta alla corruzione, la lotta alla povertà e la difesa dell'ambiente. Perché queste misure sono tutte importanti, bisogna vedere quali saranno poi, andranno meglio. E in particolare quello che si pensa è di cambiare il modello di sviluppo, basato appunto sull'esportazione che è andato in crisi così e così. Allora, il modo come è stato affrontato dal 2008 è stato con un forte sviluppo delle infrastrutture, sviluppo di costruzione di infrastrutture finanziate dallo Stato e quindi con un enorme aumento del debito pubblico. E quindi per questo una delle misure è contro il debito. Allora, le misure sono tante, ma in particolare sono due quelle che ci possono interessare di più, e sono una appunto è questa della nuova via della seta, e l'altra è quella che si chiama Made in China, prodotto in Cina 2025. Questa nuova via della seta, qui devo riassumere estremamente, dunque la nuova via della seta ha molti obiettivi. Allora, una delle soluzioni che si sono dette alla crisi del 2008 era cambiare il modello di sviluppo da esportazione a un maggiore sviluppo del consumo interno, Allora, questo risulta che non venga molto praticato, perché è molto difficile. E implica una quantità di cambiamenti molto grandi, che adesso io qui non ho il tempo, magari scrivendo lo dirò. La nuova via della seta invece, la nuova via della seta permette di mantenere questo modello basato appunto sulla produzione di infrastrutture e quindi produzione di acciaio e tutto quello che c'è collegato, semplicemente allargando l'ambito di intervento. E perché questo modello è quello che va bene alla struttura attuale dei rapporti di proprietà, che dove la burocrazia, come diceva Franco prima, che si è borghesizzata, però mantiene le posizioni politiche, e la combinazione di queste due cose è quello che garantisce questo modello di sviluppo. La nuova via della seta permette di estendere, quindi lo smaltimento della produzione in eccesso, sia questa produzione di acciaio e l'annesso, ma sia anche dei prodotti di tecnologia più recente, i telefonini e così via. Da una parte permette questo. Allora, faccio un inciso su che cos'è la nuova via della seta. Magari tutti lo sanno, forse qualcuno no. Sono due percorsi. Uno è per via di terra ed è una rete ferroviaria sostanzialmente che ripercorre quello che sembra fosse l'itinerario della vecchia tradizionale via della seta, e quindi va da alcune città portuali della costa, evidentemente, a Xi'an, che è più nel centro ed era il punto di partenza, e poi attraversa tutta l'Asia e poi ha varie diramazioni in Europa. Una finisce a Venezia, forse non casualmente, una a Rotterdam, un'altra va in Russia e poi via, e alla fine arriva anche fino a Lisbona, quindi veramente collega tutti e due. L'altra invece è per via di mare ed è il percorso di un viaggio compiuto da un ammiraglio cinese con una squadra di navi verso la metà del 1400, periodo in cui i cinesi avevano già delle navi più grandi di quelle europee, e quindi venne effettuato questo percorso che toccava vari paesi asiatici e finiva fino alla costa orientale dell'Africa. Questo è il percorso antico. Quello del percorso di adesso, poi dalla costa dell'Africa prosegue, risale il Mar Rosso, canale di Suez, Mediterraneo, e arriva poi qui, forse a Venezia, la cosa è un po' incerta, e un altro scalo che abbiamo vicino a noi, che è Vado Ligure.
per poi collegarsi per via di terra con l'Europa del Nord, quindi di nuovo Rotterdam. Un altro approdo importante qui nell'Europa del Sud è il porto del Pireo, che è stato in gran parte acquistato dalla Cina già qualche anno fa. Questo aprirebbe tutto altre considerazioni che lasciamo da parte. Poi queste due vie, per esempio nell'Europa orientale, vengono a congiungersi perché questo progetto, insomma, ha organizzato una serie di progetti nell'Europa orientale, tra i quali una ferrovia da Belgrado a Budapest, che quindi vuol dire dal Pireo si va ex Jugoslavia, di lì in Ungheria e di lì poi si dirama. Quindi è una rete che dal punto di vista commerciale ha queste funzioni. E serve intanto per il trasporto delle merci, ma collegate e attorno a questa c'è una quantità enorme di progetti di ogni genere, perché la Cina presenta questa cosa come una specie di un super piano Marshall, dove tutti hanno win-win, cioè dove tutti ci guadagnano. Quindi ci sono progetti di industrializzazione, di sviluppo industriale di tutti i paesi connessi, che vanno dall'Asia centrale all'Europa centrale e così via, e che ovviamente alla Cina convengono perché, come ho già detto, servono a esportare quella sovracapacità, però dovrebbero servire anche a questi paesi che via via hanno uno sviluppo industriale e così via. E questo è, per sintetizzare molto grossolanamente, questa via della seta. L'altro progetto, che è quello di Prodotto in Cina 2025, è un progetto di sviluppo ulteriore dell'industria. Si potrebbe dire di un salto di qualità, proprio perché ha una serie di obiettivi molto precisi, che è di avere un'industria più sviluppata tecnologicamente, più integrata e quindi più competitiva. Allora, c'è una serie di priorità sono 10, io ne dico 2 o 3, sono la tecnologia informatica, l'automazione e la robotica, l'aeronautica e l'aerospaziale e così via. La Cina con questo progetto punta a diventare la prima nel mondo, in particolare per automazione, robotica e in particolare per intelligenza artificiale. Non è affatto escluso che non ci possa riuscire, anzi è possibile che ci riesca, proprio per quello che ho detto anche prima, le capacità intellettuali e tra l'altro lo sviluppo dell'istruzione, dove per esempio i laureati in ingegneria non hanno assolutamente niente da invidiare ai laureati del Politecnico di Torino, ecco. e recentemente la Cina, studiosi e tecnici, insomma, cinesi hanno avuto vari riconoscimenti e qua e là. Che ha comunque il suo interesse, lo sviluppo della robotica. Uno degli aspetti per cui puntano molto sulla robotica è che le previsioni che fanno sono di una diminuzione del numero dei lavoratori in seguito alle politiche. Recentemente c'è stata l'abolizione della politica del figlio unico, che però non ha dato dei frutti considerevoli, perché la borghesia che si è sviluppata nel tempo, la borghesia cittadina, non è affatto interessata ad avere più figli, per molti motivi che saltiamo, e quindi la previsione è che la forza lavoro diminuirà e quindi la robotica servirà anche per questo. Ora, per quanto riguarda la Via della Seta, oltretutto è stata istituita anche una banca apposta per finanziare questo progetto, che è un progetto colossale. L'investimento adesso si dice 800 miliardi di dollari, ma forse saranno anche di più. Allora, è stata istituita. Allora, gli Stati Uniti sono contrari sia all'uno che all'altro,
Per quello che riguarda la banca, alla quale hanno aderito non so, un'ottantina di paesi nel mondo, gli Stati Uniti hanno chiesto esplicitamente a paesi come l'Inghilterra e l'Australia di non aderire, però loro hanno aderito lo stesso perché ovviamente fanno i loro interessi. E in più gli Stati Uniti, per quello che è collegato alla guerra dei dazi, allora ci sono state delle trattative, degli incontri tra commissioni cinesi e statunitensi per vedere di dirimere pacificamente la questione. Allora, una delle richieste, delle precondizioni degli Stati Uniti per andare avanti nelle trattative è stato che la Cina rinunci a questo progetto del Made in China 2025. Io mi chiedo quale paese al mondo rinuncerebbe a una cosa del genere. Ora, questa è un po' la situazione. Obama, l'amministrazione del tempo di Obama puntava all'isolamento della Cina con quello che ho detto, il pivot to Asia, che era essenzialmente di carattere commerciale. Trump invece, l'amministrazione Trump ha, come dire, non so, la mano più pesante, quindi è partito con questa guerra dei dazi, con quello che è sostanzialmente un pretesto, quello dello squilibrio commerciale, perché oltretutto sembra che, come fa in tanti altri casi, non dice le cose come stanno esattamente, ma in modo distorto, perché il deficit degli Stati Uniti è quei 300 e passa miliardi di dollari detti per lo scambio di merci, ma per esempio non viene calcolato quello dei servizi, dove invece c'è un forte attivo degli Stati Uniti, per cui il deficit reale è molto minore. E in più questo deficit è coperto dall'acquisto di buoni del tesoro degli Stati Uniti effettuato dalla Cina. In realtà il vero motivo di questa cosa dei dazi è appunto di cercare di bloccare lo sviluppo tecnologico della Cina e in particolare questo Made in China 2025. Ora, come andrà? Non lo so. Però è chiaro che questo conflitto è destinato a intensificarsi. C'era proprio ieri sulla stampa questa notizia che Trump di nuovo ufficialmente ha rilanciato, e mentre l'obiettivo di questi dazi prima erano 50 miliardi, poi sono diventati 100, adesso l'ultima dichiarazione è 500 miliardi. Vari articoli, varie cose che ho letto è che questa politica dei dazi probabilmente non influirà più di tanto sulla Cina. E quindi alcuni di quelli che scrivono temono che l'ulteriore inasprimento del conflitto porti poi a forme di scontro militare in definitiva. Uno di questi, per esempio, un articolo del nostro compagno Aldo Bronzo, cioè che si arrivi a qualche forma di scontro militare, sempre ovviamente su iniziativa degli Stati Uniti. Questo scontro tenderà a intensificarsi, perché da una parte abbiamo queste prese di posizione, e ci sono già anche le prime misure, del governo degli Stati Uniti. Dall'altra la posizione della Cina, che è una posizione moderata sostanzialmente, però ferma, cioè la Cina, il governo cinese ha dichiarato più volte che difenderà i core interest, cioè gli interessi fondamentali della Cina, e che su questo non arretrerà, non farà marcia indietro. E d'altra parte probabilmente qualsiasi paese farebbe lo stesso. E quindi c'è questo pericolo. Allora, come si lega questo con l'internazionalismo? Per quello che posso pensare io è questo, che ci vorrebbe un'alleanza. Cioè, tutto questo dipenderà dalla politica del governo degli Stati Uniti e da quello che farà la popolazione degli Stati Uniti, o che non farà. E quindi vuol dire uomini, donne, giovani e così via, e in particolare la classe lavoratrice degli Stati Uniti. Allora, per me ci vorrebbe un'alleanza della classe lavoratrice degli Stati Uniti con quella cinese
contro i rispettivi governi, compreso quello cinese ovviamente, e con una mobilitazione in appoggio, in solidarietà delle classi operaie degli altri paesi, cominciando qui dall'Europa, che vuol dire in definitiva una mobilitazione per cambiare il mondo. Non so, ognuno di noi può valutare quanto questo è fattibile o no, però si riuscirà in definitiva, non so, l'umanità a fare questa cosa. Io però non lo so, nessuno di noi lo sa, però credo che in definitiva molta della non so come dire, il futuro dell'umanità, io credo che in molta parte dipende da come andrà questa cosa.